We are proud to present The Data Room! Lo giuro. Perché non hai una normale cassaforte come tutti? È la tua ultima occasione. I codici. Ok, ok, va bene. Ti do il codice, ma non spararmi. Ehi, capo, ci sono poliziotti ovunque. Non c'è via d'uscita. Stai calmo, ovviamente ho un piano. Sappiamo che sei lì dentro, Felicia. Tu e i tuoi ragazzi dovete uscire, subito. La mia fama mi precede. Papà sarebbe contento. Tu, vieni con me. Questo è il tuo nuovo posto. Siete in trappola! Sei più forte! Sarà facile per te! Ma niente di male, se posso dirlo. Fa più male a me! Mi attendo! Qualcuno sente il suo odore? Ti metterò al tappeto! Ehi tu, mettiti questa uniforme e vai a controllare l'atrio. Degli autentici geni del crimine. Devo aiutare la guardia. Perché non la pianti? Ehi, perché mi sorridi? Adesso! Fuori di qui! Non voglio colpire un ragazzino! Brava! Devo la vita, Spider-Man. Ehi, Spider-Man! Spider-Man,
Ehi! Devo trovare il direttore. Sai come si arriva al cavò? Non so. Forse dal condotto di aerazione del suo ufficio, ma serve l'autorizzazione del computer della sala comandi. Digita 0601 e aprirai tutte le porte. Grazie. Vediamo. Dovrebbe funzionare. Non ti muovere. Ora vieni con me. Come faccio a seguirti se non posso neanche muovermi? Ma cosa... Vai, vai, vai! Avanti, avanti, avanti! Postazione 1, libera! Postazione 2, libera! Postazione 3, libera! Tutti a terra, ora! Mani bene in vista! Tutto libero! Tutto a posto, procediamo! Non voglio che mi credano uno dei cattivi. Qualcuno ha notato Hardy? Con quella tutina sexy? Per forza! Avanti, nessuno si muova! Ehi, 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 calmatevi! Ci arrendiamo! Ci arrendiamo, ok? Spider-Man contro Felicia. Su che punto? Su Felicia, ovvio. Lei vede tutto. A meno che Spider-Man non diventi invisibile, non ha nessuna possibilità. Ops. Ehi, che è stato? Ah. È nei condotti. Sparate! Oh. Spariamo! Non vedi che non ci arrivo? E non puoi stare... Vuoi un assaggio? Sparisci. Felice di vederti, ragno. Sei qui per affari? Ragazzino, è roba da grandi. Sono le uniche opzioni? La proposta. Tra l'idea che ci guadagni qualcosa da questa storia. Piacere, allora. È stato bello, ma ora devo andare. Mi lasci libero? Ma certo, tesoro. A che mi servi ora che abbiamo tutti i tuoi soldi? Ah, cosa sta succedendo? La mia gamba! Oh, ti sei fatto la bua. Una fuga originale. Chi poteva immaginarlo? Perché ti porta la terra? Finiscilo, così andiamo a casa. Ehi, guardate cosa ho fatto. Che dici, ti arrendi? Fatti sotto! No.
Nessun problema, ci pensiamo noi. Mi fido di voi, ragazzi. Beh, mi piacerebbe dire che è l'unica ragazza che è scappata al solo vedermi. Difficile, eh? Il problema sono io.
se nascondi. A te. Ma cosa? Non volendo. Attenzione! Dai, ferma! Sorpresa. Questi poteri, dico. Non importante, ma la responsabilità che ne consegue di ammanettare tutti voi. Oh, scommetto che lo dici a tutte. Solo a quelle che mi piacciono, dietro le sbarre. Prima un ragno, poi una lucertola. Vorrei fare parte anch'io del tuo zoo. Dimmi come. Scordatelo. Lo scoprirò comunque. Addio, ragno. Calma, Felicia. Quando uscirai di galera, ti toccherà cambiare mestiere. Ma tieni quel Non devi portarmi tu, ho i piedi. Ne ho due. Allora usali per salire a bordo della volante della polizia. Che hai intenzione di fare? Tornerai nella tua stanzetta Beloit? Forse. È il posto giusto per me. Già, certo. Dicono tutti così. Non una pazza. Mi sono fatta dei nemici, tutto qui. Nemici potenti. Ah, sì? Come Norman Osborn? Qualcosa del genere. Sai cosa si prova a essere l'unica donna lì dentro, in mezzo a un branco di pazzi criminali e con la bava alla bocca? Tutti che guardano me. Credi che sia legale senza che ci sia dietro qualcuno di molto, molto potente? Devo dirti che non ci avevo mai pensato, ma per essere sinceri, tu mi facevi quasi pena lì dentro, sai? Ti faccio pena? A dire il vero, speravo che mi avresti detto a quale piano della Oscorp Tower si trova il laboratorio in cui hai ottenuto i tuoi poteri da ragno. Cosa? Chi ha parlato della Oscorp? Ma come lo sai? Hai nominato Osborn prima. Sono un tipo sveglio. Sei ben altro, Felicia. Lo sai, vero? Sì, lo so. Non vorrei si rompesse un'unghia. Ah, Felicia, stavolta non contare su di me per scappare. Fossi in te non me ne preoccuperei, caro il mio Spider-Man.